Konnichiwa, cari giapponaversi, benvenuti anche voi qui nel canale. Sono come sempre Giappo Gamer, benvenuti qui quest'oggi su Strizio Rage 4 all'episodio finale di questa serie. Finalmente siamo giunti al grande finale, però insomma in una maniera oserei dire del tutto particolare. Comunque, siamo giunti al episodio numero 12 per l'esattezza, ma prima di andarci a gustare questo finale di Strizio Rage 4, vi invito ad iscrivervi al canale, attivare la campanella, e allora adesso sì che siamo pronti a gustarci questo finale di Strizio Rage 4. Allora, bene, eccoci qua. Arrivati all'ultimo stage di questo Strizio Rage 4 in modalità co-op. E vediamo un po' quello che accade. Ecco il cattivo di turno. No, con la mitraglietta, cazzarola, ma come? No, dai. No, ma si è buttato giù dall'aereo in fiamme. Porca loca. Ecco, si è schioppato. Ok, Isola Y, final stage di questo Strizio Rage 4, ragazzi. Cari Giappolovers, ci siamo. Stage 12, vediamo poi ci sta il nostro amico, eccolo qua. E vediamo un po' da fare. Vai testata così, tutte e due. E no, cazzarola, come ci ha interrotto. Ok, bene. Bravo, vai così. Di cattiveria. Grande, grande con Adam Glitter T205. Vediamo un po' chi arriva. Ah, arriva qua le testate. Occhio. Mamma mia, siamo teletrasportati di qua. E prendi questo qui così. Occhio, liscio. Vai, coraggio, aiuto, mio amico. No, sto calcetto, no. Vabbè, abbiamo crepato, abbiamo crepato, vai. Vai, ti lascio l'onigiri, va. I soldi a me. Ok, ci sei tu, occhio. E prendi questo. E che caspita. Fai così. Dove sta? Stavo per dire, dove sta quella viola. Tacci tua. Fai di stella. Ma che manca poco. Vai, prendi il ramen. Io prendo questi soldi qua. E proseguiamo, vediamo un po' il da fare. Allora, vedo là un castello. Infatti siamo sul ponte elevatoio. Ah, ci sono loro. Vai, testata così. Così. Ok, fatto fuori. Vai, fallo fuori a quello. Bravo, così, così. Bravissimo. Ottimo. Ma prendi la spada? Ok, grandissimo. No, dovevi aspettare. Eccala, cazzarola. E che strazio. E no, dai con sto coltello. Bastardi maledetti. Vai così. No, dai, ancora mi ha perso la vita per un cazzottino. Vai, e prendi questo qua così, vai di ramen.
liscio. Vai di capocciata. Bravo, da dietro. Oh, sì. Vai così. Mettiamolo all'angolo, sto bastardo. Vai, prendi questo qua così. Ottimo, grande. No, ci ha interrotto, cazzarola. Vai di mazza chiodata. Ok, proseguiamo, vediamo un po' che accade. Cazzarola, ci sono... Che caspita so se Shadow... E quanti caspia siete? E che caspita, ok. Vai, prendi questo qui, così. Ottimo, grande. Vai di soldi. Vai di testata, ci sono i fratelli Baciccia qua. Oh, vai, vai, vai. Che qualcuno abbiamo fatto fuori. Sì. Vai grande così. Ma tu che spari il fuoco, ma vieni qua, cazzarò. Ok, fatti fuori. Ti sei preso il ramen. Ok. Vai, prendilo tu. Non li prendi i soldi? Vabbè, li prendo io, vai. Vediamo un po' di andare avanti. Ah, ci sei tu? Ah, la boss fight contro Miss Y. Vai, vai che ce le prendi. Occhio. Vai, grandissimo. Vai così, vai così. Ah, ma ci siete pure voi, bastardi maledetti. Sta rallentando un po', cavolo. No. Vai, mettiamola in mezzo a questa, occhio. E va là. Occhio che si incazza. Vai di ramen. Sta rallentando come non mai. Vai ed è stata così. E prendi sta scarica di botte. E prendi questo qui così. Occhio. E prendi questo qua, 10 colpi. Al volo, mamma mia, grandissimo. E prendi questo Shadow, su. Vai, prendi sta scarica così. Mamma mia, come sta rallentando. Vai, grandissimo, vai così, grandissimo colpo del dragone. Ok, che fai? Ti ritiri? Ah, se ne va? Scappi? Ma tocca andare avanti qua, cazzarola. Porca la miseria. Ecco, appunto adesso... Ok, dai. Vediamo un po'. Mamma mia, che final stage. Eccola, con tutte e due. E prendi questo qua, vai, tu attacca lui, attacco lei. Mamma mia, come sta rallentando, cavolo. Liscio. Liscio.
vai, prendi un po' questo qui, un po' per uno. Non fa male a nessuno. Che accade? Che è? Che c'è? No, ma che è? Che è che trema? Che è? No, ma che caspita è? Un mecha, un robot. No, ma Dio santo benedetto, ma che caspita. Vai, facciamo un po' così. Sì. E fatti beccare. Tacci tua. Grandissimo, vai così, mena, mena. E cazzarola. E prendi questo qua così. E vabbè. Ok, bene così. Mamma mia, grandissima. Grandissima rovesciata. Tacci tua. E vabbè. Occhio. Ma è cazzarola, abbiamo perso la vita. Vagli testata, vagli 7 colpi, 10 colpi, 15, 17 colpi. Vai di capocciata. Occhio. E no. Prendi questo così. Così. Vai così. Sì. Yatta. Yatta. Trofeo guadagnato. La vecchia scuola. Sì. Sì. Finito. Sì. Mamma mia, stava a zero vite, cioè, mamma mia, mamma mia. Vabbè che c'ho pure una stella, però. Grazie, amico mio online. Sì, è finito questo strizzo Rage 4, mamma mia. A game by LizardCube.emu e Guard Couch Games. Mamma, produttore esecutivo Cyril Imbert della Dotemu. Ma insomma, mamma mia, ragazzi. Mamma mia, qui a Dotemu, ma insomma, a partire anche da Siga, secondo me hanno creato un piccolo grande capolavoro. Finalmente l'ho fatto a fine questo Streets of Rage 4. L'ho parlato un po' di tutti i colori, sia in single player sia in coop. Finalmente quest'oggi è fine questo Streets of Rage 4. Non so se poi magari farò uscire dei episodi bonus. Devo vedere un attimino. E comunque, insomma, che dirvi questo Streets of Rage 4? Veramente, ripeto, un piccolo grande capolavoro. I pro, insomma, è un videogame immediato e molto divertente. Insomma, poi come i picchiaduri insegnano, anche questo picchiaduro a scorrimento laterale insegna che quando uno magari sta un po' incazzato per la vita che magari c'è intorno, giocatevi un picchiaduro o un picchiaduro a scorrimento laterale come questo, perché è veramente stradivertente e magari vi scazzate un po', insomma. Comunque, quindi, comunque immediato, divertente, lo stile grafico veramente molto efficace, una grafica veramente incredibile. E che dire, insomma, il prezzo anche è abbastanza ragionevole, perché comunque in digitale costa 24,99€. Io l'ho comprato sia in versione digitale che in versione disco in edizione limitata. Poi magari farò un video, insomma. Vedrò un attimo il da fare. Però insomma, prezzo 24,99€ in digitale per un piccolo capolavoro come questo, ragazzi, ci sta tutto. I contro, ma per alcuni può essere un videogioco corto, perché insomma, alla fin fine sono 12 stage. Secondo me non è così proprio troppo corto, dipende un po' come la prendete, ecco, insomma. O a che livello lo giocate, ecco. È chiaro che magari lo giocate a un livello difficile o molto difficile,
ci potete mettere un po'. Io lo gioco a livello normale, insomma, e non ci ho messo tantissimissimo a completarlo. E di contro, ecco, quello che posso dire è l'online. L'online l'avete visto anche voi, in modalità coop online scattava, ha scattato un po', ha rallentato un po'. E non so, insomma, comunque considerate che io ho una fibra ottica, quindi io non so poi cosa avesse il mio compagno di merende online come connessione, però la mia ha fibra ottica e comunque, come avete visto, qualche volta rallentava, ecco. Ma comunque, insomma, quindi questo magari può essere una nota negativa, come appunto il fatto che sia, potrebbe essere un videogioco corto secondo alcuni. Insomma, secondo me, insomma, è abbastanza, come longevità è abbastanza buono. Insomma, poi comunque ci sono anche altri aspetti da valutare, perché comunque anche se la main story non è così lunghissima, quindi appunto, ripeto, parliamo di 12 stage, però insomma ci sono comunque altre attività da fare, come completarlo con tutti gli altri personaggi. E ok, quindi il nostro Glitter ha lasciato la partita. E oppure, ecco, assalto al boss. E ci sono comunque altre partite online, la modalità arcade. E ma la modalità storia veramente l'avrei finita comunque. Ma vabbè, comunque insomma non me la dà finita. Vabbè, comunque insomma, io comunque a terminare l'ho terminato e va bene. Quindi insomma, quello che volevo dire, l'ho detto. Comunque aspettatevi sul mio blog una recensione, come sul mio canale una video recensione di questo Streets of Rage 4. Mamma mia, tanta roba, ragazzi. Io spero che vi sia piaciuta come serie. Ovviamente like se vi è piaciuto, commentate, condividete con i vostri amici e amiche, mi raccomando. E vi aspetto sul canale, mi raccomando, iscrivetevi, attivate la campanella per rimanere aggiornati ai miei video e episodi su gaming giapponese a 360 gradi. Vi aspetto sul mio blog giappogamer.com.blog, dove scrivo praticamente news e recensioni di vari studio giochi che riesco a portare a termine nel mio canale. Mi raccomando, seguite anche i miei vari social, vedo come sempre pagina Facebook, Twitter, Instagram e canale Telegram, mi raccomando. E che dire, insomma, io vi ringrazio uno a uno, cari Giappo Lovers, vi abbraccio forte, vi ringrazio tutto quanto, e dal vostro Giappo Gamer per il momento è tutto. Matane, e ai prossimi video sul mio canale.